ultimi giorni molti si chiedono e hanno paura che la torre Garisenda possa crollare. Come fa una torre a crollare? Ovviamente si tratta di una costruzione che è già abbastanza inclinata, ma questo da molti secoli. Addirittura l'inclinazione è di oltre 4 gradi rispetto alla verticale. E questo ovviamente comporta un potenziale rischio. Se un edificio continua ad inclinarsi, e in questo caso la colpa è del terreno, che però ha ceduto secoli fa. Quindi adesso si tratta solo di monitorare la situazione e fare in modo che questa inclinazione appunto della torre non continui, e quindi probabilmente sarà necessario fare degli interventi che stabilizzino il terreno sotto in modo che la torre resti di dov'è, senza che per questo appunto ci sia il rischio di crollo. Una delle possibilità è quella di perforare nel terreno, per esempio, e stabilizzare, oppure iniettare nel terreno materiali cementizi che possono stabilizzare strati del terreno non del tutto compatti, o altri interventi ancora più leggeri che prevedono sempre forme di rinforzo, ma di stabilizzazione soltanto, ovviamente non di raddrizzamento della torre.